E passiamo alla notizia. La notizia di oggi, amici telespettatori, sono i falsi in arte, ce ne sono sempre di più e ne parliamo di questi falsi in arte con un artista napoletano dalla varia attività, cioè Gennaro Sguro. Buon pomeriggio, Gennaro. Allora, artista di fama europea, pittore e scultore più falsificato, infatti parlavamo prima dei falsi in arte. Quando ti sei accorto di essere stato falsificato? Beh Pippo, la questione iniziò molti anni fa. Gennaro Sguro è emozionato, è bravissimo con i pennelli e con la materia, però quando parla si abbassa di tono, prego. No, dicevo, è cominciato tanto tempo fa, è solo che ne pigliai coscienza del fenomeno, ma cercai di evitare, diciamo, le linee un po' severe o quelle della magistratura e pensavo che la cosa, insomma, si potesse risolvere differentemente. Ecco, invece, nonostante tutto, c'è stata una continuità e anche se io avevo un contratto con una casa editrice, quindi è stato trovato in giro delle altre opere. Opere di cui se ne è occupata un po' tutta la stampa, come se ne sono occupate la magistratura, fino ad arrivare ad un inizio di sequestro che è stato fatto sul territorio nazionale ed è in questo periodo all'attenzione del magistrato per una definizione di merito. Oh, i falsi, ecco, ovviamente, ecco, scusa se ti interrompo, non riguardano soltanto il generale Sguro, ma certo, riguardano ovviamente i pittori, certo, di grande fama. Certo. Cioè i grandi pittori sono Dalì, Guttuso, cioè tutti quanti sono falsificati. In quale campo avviene questa falsificazione? Ecco Pippo, io ci tenevo, e appunto hai fatto, ti ringrazio per la domanda, cioè il problema non è strettamente mio, il problema diventa di un interesse enorme, allorquando, ecco, tolto quello che mi può competere, che poi sarà la magistratura a decidere, il fenomeno da diversi anni, quasi 10 anni, ha cambiato un po' tipo di interesse, vale a dire l'interesse specifico dell'opera d'arte copiata singolarmente, riprodotta, commissionata, oppure se vuoi reinventata, appunto perché il grosso nome alle spalle. Bene, che cosa accade adesso? Un fenomeno inverso. Anche perché l'individualità del pezzo poneva delle difficoltà sia al falsificatore in quanto, certo, artista di riprodurlo, sia di poterlo poi finalizzare. Oggi invece che cosa succede? È nato, fortunatamente, vive Dio, questa apertura di un certo mercato. Che sarebbe il mercato dei multipli. Dei multipli. Spieghiamo per piacere con parole povere, sì, che cosa significa multiplo. Ecco, allora immaginiamo un bozzetto opera, sì, un bozzetto opera, sia esso ricavato come disegno, come bassorilievo, quindi in materia. Possiamo inquadrarne qualcuno, ce l'abbiamo qui nel nostro studio, qualche opera di Gennaro Sguro. Allora... Oppure un'opera pittorica che può essere destinato, ecco perché bozzetto, a un'utilizzazione di multiple. Che se cosa ne stampano, quindi, tante cose. Ecco, più che stampare, Pippo, esistono delle tecniche differenti. Vale a dire, laddove si riproduce, se vogliamo dire che è un termine quasi improprio, sul supporto carta, esso può avvenire attraverso acqua tinta, acqua forte, punta secca, serigrafia e vani. Sì. Ecco, e così via anche per quello che è la riproduzione multipla della fusione in bronzo. Ecco, e laddove il quantitativo è più basso, è chiaro che evidentemente si tratta di una cosa un tantino più seria. Allora io spiego, scusa se intervengo, se per esempio di un bozzetto, come dicevo, di un qua si tirano 30 copie, 100 copie diventano di un certo valore, che ci devono essere soltanto 100 esemplari. Perfetto. E poi bisogna distruggere la matrice. Che, ecco, cosa avviene? Che molti invece, oltre ai 100, ad esempio che facevamo prima, ne stampano altri. Certo. Di più. Allora, avviene questo che tu dici, come avvengono altre stranissime cose. Ecco Pippo, si stanno casi in cui, e ce ne sono svariati, e bisogna difendere. Difendere perché significa difendere la propria coerenza, l'amore verso l'arte. E dicevo, esistono per esempio le firme pantografate molto spesso, che anziché invece firmate direttamente dall'autore, ecco, le firme sta firma viene, spiegare, ecco, sul metallo prezioso. Che cos'è un pantografo? È un aggeggio tecnico
quello che riesce, ecco, a ricalcare, a riportare con una punta di diamante quello che può essere il seguire di una certa espressione, sia esso disegnato o di firma, quindi letterale. E si può copiare. Solo, è copiare. Allora abbiamo il fenomeno di questo, abbiamo il fenomeno che la tiratura molto spesso non viene rispettata, anche se ci sono accordi che sono normalizzati per una certa quantitativa, ecco, alla fine purtroppo ahimè non vengono rispettati. Come ci sono addirittura esempi assurdi, Pippo, quale? Opere d'arte, e parliamo qui di personaggi, di artisti di immenso valore umano e artistico, ecco, Pablo Picasso. Io ahimè ho trovato in giro un'opera che realmente è nata come opera bozzetto e grafica, quindi, e che una delle due, una è collezione privata e l'altra invece l'opera è collezione di un museo americano. E niente di poco di meno che quest'opera io la vedo riprodotta ad alto rilievo in bronzo. Dico, ma è un fatto strano, insolito, perché Picasso a meno risultava. Ho fatto una certa indagine e purtroppo avevo ragione. Quest'opera è semplicemente una riproduzione. Quindi è un falso, in più Pippo. Addirittura vengono dipinti e si gioca con la cattiva fede, no? Di chi poi pensa che delle colpe del vivente, specie dell'artista vivente, ne abbia principalmente l'artista. Chiudiamo l'argomento, quindi c'è un danno per quanto riguarda l'acquirente, c'è ovviamente un dolo da parte di chi realizza, certo, questi falsi, sono dei mercanti d'arte che ovviamente non sono molto onesti in questo caso, perché adoperano questi sistemi per falsificare e i multipli e le altre opere. E a questo punto vorrei parlare per un minuto soltanto di te, cioè tu hai lavori in tutto il mondo, hai lavorato in Francia, in Svizzera, dappertutto, sì. Ritieni che sia poco spazio in questo momento in Italia e ce ne sia di più invece negli altri paesi? Pippo, l'Italia è recentemente... Mentre possiamo vedere qualche altra opera, tu hai portato delle opere opera che è dallo scuro. E ti dicevo Pippo, in realtà c'è poco spazio in Italia, il fenomeno non è vivere semplicemente a Napoli, perché sennò si va troppo nei luoghi comuni. Ecco, dicevi bene, l'Italia offre oggi pochi spazi, principalmente offre pochi spazi all'arte, stranamente direi, quando poi l'Italia è stata sempre famosa, abbiamo un ruolo importante dell'arte positivamente, perché ha avuto delle grosse tradizioni artistiche, quindi altrove c'è più spazio. Ma quello che a me pare che è importante da fare, voi per l'argomentazione di prima dei falsi, voi per, ecco, questa ripresa, si è parlato tanto, anche l'amico Scotti ne ha parlato tantissimo, della questione del Rinascimento, quindi non è solo napoletano ma sarebbe un fatto italiano. Ebbene, secondo me è importante che le strutture dello Stato comincino a programmare differentemente, in modo da tutelare, in quel caso specifico di prima, appunto quello che è l'interesse dell'artista e del fruitore d'arte, e nello stesso tempo fare una programmazione seria per un recupero generale, quindi per un contributo in prima persona dell'artista, che, se mi consente di concludere su questa parola, è assente da più di 2000 anni. Solo perché ha il torto di non poter parlare con la propria contemporaneità, mentre stranamente poi viene ripescata a distanza. A distanza. Invece tu hai la gioia, devo dire, per smontare, certo, questo tuo assunto, vero, di ricevere lodi e soddisfazioni in vita. Grazie al cielo abbiamo visto le opere molto belle. Io ringrazio questo catalogo di Gennaro Scuro, al quale lavoriamo, a quale auguriamo tanti successi, e se sei copiato è anche un indice di successo, perché se faccio un quadro io non lo copia nessuno, che non gliene importa niente, mentre sei un grande pittore a farlo, la corsa al falso purtroppo è frequente. Auguri all'arte pittorica, scultorica italiana e specificatamente a Gennaro Scuro.